Zara adesso hanno usato la scusa di coronavirus e stanno adesso licenziamento diretto di tutti, quasi tutti gli operai. Adesso non sappiamo anche se siamo sotto questa cassa integrazione o no, perché non abbiamo ricevuto nessuna lettera, nessuna comunicazione da Zara e anche da perché hanno cambiato l'appalto e hanno preso solo quasi il 20% dei lavoratori e gli altri hanno lasciato fuori. Per me, io ancora c'ho il contratto, non sto lavorando, il mio contratto è ancora valido con la vecchia azienda, ma non ricevo proprio nulla, né cassa integrazione, non sappiamo neanche come stiamo andando, com'è la nostra posizione in tutto quanto. Per quello non sappiamo se riceviamo i soldi sia dalla cassa integrazione, sia dall'INPS di disoccupazione, sia nel senso con chi stiamo andando, non sappiamo proprio. Nessuna informazione, non sappiamo, anche se noi contattiamo la vecchia azienda, non rispondono. Contattiamo la nuova azienda, nel senso, non sappiamo la nostra posizione fino adesso e non abbiamo anche ricevuto nessuna notifica. Praticamente, che loro vogliono sempre ogni anno che fanno entrare nuovi, quindi lavoratori con diritti, così loro bassi, così loro pagano di meno. E loro adesso sono proprio, se noi guardiamo la loro, quindi la fortuna, quasi in tutta Italia, in tutto il mondo a Zara stanno crescendo. E invece stanno sfruttando il lavoratore, quindi. Sì. Crescendo sulle spalle dell'operaio, del povero, di quelli che stanno sudando sul lavoro. Certo. Zara sta crescendo proprio sopra la spalla di tutti l'operaio solo, sai? Perché ci guadagnano tanti loro, lo sanno. Il diritto alla salute non deve cedere, non deve svanire davanti all'ingresso delle fabbriche o degli uffici. Non proclamiamo la disobbedienza fine a se stessa, bensì chiediamo di prendere coscienza della profondità del conflitto che in questo momento abbiamo davanti. Io non bisogno spesa, non bisogno reddito emergenza, non bisogno reddito cittadinanza. Per questo tempo poco, dopo finito. Io ho bisogno di soluzione sempre, non solo per me, solo per tutto il mondo. Prima di queste rivolte grandiose degli afroamericani c'è stata una grossissima mobilitazione alla General Motors di cui nessuno ha parlato. Sono stati giorni e giorni di scioperi alla faccia di, come si diceva prima, che la classe operaia non esiste più. Quindi tutti questi segnali che arrivano dobbiamo raccoglierli. Un piccolo imprenditore non riceve un minimo di aiuto, anche alle tasse, noi chiediamo di sospendere l'affitto, le bollette, tutto il resto. I piccoli imprenditori anche hanno le sue esigenze, che magari fino ad oggi non sono state sospese per niente, come per noi, comuni, diciamo, cittadini. Quindi se lo Stato non aiuta inizialmente a queste persone che offriranno in un futuro lavoro, noi, voi, come io, quando le cose torneranno piano piano alla normalità, non riusciremo a trovare un lavoro. Manca il lavoro, manca il tutto e presto mancherà anche il tetto sulla testa? Questa è la domanda che vi pongo. Dobbiamo stare zitti e dobbiamo iniziare a lottare per i nostri diritti. Quindi uniamoci, come diceva prima la signora, uniamoci con le adeguate mascherine e cerchiamo di chiedere i nostri diritti, il reddito e la casa per tutti. Abbiamo fatto la spesa in via Emilia 42, acceso a Gabrio, per 7 settimane. Abbiamo consegnato all'incirca 700 pacchi spesa gratuiti, grazie alle donazioni generose di compagni e compagne. A me è una cosa che veramente dispiace di quando guardo la televisione. Non riesco più a credere praticamente in quasi nessuno dei politici che vedo parlare, vedo solo un sacco di burattini che comunque mi dicono di fare dei sacrifici, io devo fare dei sacrifici, che ho perso il lavoro, i sacrifici li dovete fare voi, bravo. Voi che state là sopra. Ebbene compagni e compagni, dopo questi 2 mesi l'assassino è conclamato.
questi assassini, dobbiamo chiamarli in questo modo, assassino Cirio, assassino Fontana, assassino Gallera, assassino Giuseppe Conte. Questi assassini, questi nostri nemici, hanno gettato i nostri padri, i nostri nonni, i nostri vecchi nell'RSA, hanno ammazzato loro e hanno fatto morire anche chi aveva del Covid, hanno costretto a lavorare in produzione senza dispositivi. Noi altri ci hanno ridotto in questa condizione, voglio una casa, voglio un lavoro, effettivamente ci stanno togliendo tutto, stanno togliendo la vita. Compagni e compagne, ma adesso che l'assassino è conclamato, sta a noi cambiare atteggiamento. Organizziamoci, il partito dei carri raccoglie l'appello ad un patto per l'unità d'azione, ma costruiamola questa unità d'azione per costruire un potere alternativo a quello di questi assassini. La salute è stata considerata come un capitolo di spesa e non come un diritto fondamentale. La logica della responsabilizzazione sulle spese per evitare gli sprechi hanno fatto sì che ci fosse un impoverimento, una diminuzione di posti letto, sempre più accesso al privato. Questo è inaccettabile e denunciare oggi la gestione della crisi è denunciare anche la gestione della sanità nell'ultimo decennio e prima. La protesta dei lavoratori Zara che stanno scioperando, che stanno protestando perché sono stati sfruttati per anni e poi gettati in strada come dei limoni spremuti, buttati via, adesso si ritrovano a dover sopravvivere con le loro famiglie dopo essere stati per anni sfruttati da una multinazionale che fattura miliardi. Il proprietario di Zara, Amancio Ortega, è uno dei capitalisti più ricchi del mondo.